Senza badare a fronzoli, oggi parliamo di lei. DJI Osmo Action 2, la neonata di casa DJI. Era lontano ottobre del 2021, quando DJI presentava la sua nuova evoluzione di Action Cam. Sì, lo so, dico lontano, semplicemente perché questo video l'avrei dovuto fare molto tempo prima, ma ho voluto prima giocare un po' con lei e ci ho giocato per un paio di mesi. Quindi ora posso dirvi realmente quali sono le mie considerazioni da uno che non utilizza le Action Cam come Action Cam. La cosa che mi ha fatto innamorare di questa è che dalle prime fotografie che spuntavano fuori dai rumors, al contrario invece mi avevano fatto venire il ribrezzo, è proprio il design e il form factor. E non solo, ma anche il concetto che c'è dietro, il concetto di modularità. Ora, questo concetto di modularità, per come espresso in questa DJI Action Osmo 2, è un po' particolare, perché una modularità intesa non come espansione delle cose che si possono fare o aggiungere, ma modularità nel senso di versatilità d'utilizzo, che è un concetto un po' differente. Ma prima di andare oltre, vi ricordo di venirmi a sostenere anche sul profilo Patreon, è linkato qui sotto in descrizione. Lì mi sosterrete e pubblico dei contenuti un po' differenti da quelli che pubblico su YouTube, molto più spesso, ecco, e di tante nature differenti. Lì chiacchieriamo un pochino di più con i miei sostenitori, quindi vi aspetto, venite a trovarmi. E non dimenticate che sono disponibili, sono anche su Instagram, e lì per esempio pubblico stories e contenuti, non quotidianamente ma quasi, e dove faccio molta più comunicazione diretta con voi, quindi venite a trovarmi. Veniamo a quelle che sono le caratteristiche di questo modulo fotocamera. E sì, parlo di modulo perché nel kit che ho, nei due kit che viene venduti, troviamo un altro modulo, uno che può essere il modulo batteria oppure il modulo con schermo frontale. E la cosa bella di questa DJI Osmo Action Cam 2 è questo, è calamitata. E sebbene sì, questo è il più grande pregio di questa modularità, ossia la possibilità di poter agganciare moduli tramite calamita. E questa la rende versatilissima e facilissima da usare. Ma torniamo alle caratteristiche del modulo fotocamera. Sensore CMOS con angolo di visione, circa un pollice il sensore, da 155 gradi l'angolo di visione, da 12 megapixel. Può scattare fotografie fino a 4K, quindi 4000x3000 pixel. Registra fino a 4K 120p in modalità slow motion. Abbiamo una memoria interna, infatti questo modulo non ha ingresso per lo slot per la micro SD, ma abbiamo una memoria interna da circa 8 giga, se non vado errato. Il modulo in sé è impermeabile fino a 10 metri, soltanto questo modulo è impermeabile fino a 10 metri. Abbiamo la stabilizzazione Rocksteady 2 e il blocco dell'orizzonte, quindi abbiamo la possibilità, se la mettiamo a 3K, 2,7K, di avere, se giriamo sempre in continuazione, l'orizzonte stabilizzato. Oltre all'esserci Rocksteady 2, che è l'algoritmo per la stabilizzazione di DJI, che a mio avviso fa davvero un ottimo lavoro. Ed ha una batteria integrata interna, se non vado errato, di 500 mAh, se non vado errato, ma la durata della batteria è dichiarata di circa 70 minuti. Ora l'ho provata, la verità è che non l'ho mai scaricata, non mi fa impazzire il fatto di non poter cambiare batteria, ma è pur vero che il vero modulo batteria è questo, quello integrato con lo schermo, che basta agganciare e il modulo batteria caricherà il modulo camera. Quindi questa è la vera chicca, e questo moduletto qua pesa circa 54 grammi, quindi è davvero leggerissima. Parliamo adesso del modulo batteria. Modulo batteria o modulo con schermo frontale, adesso anzi ve l'accendo così vi faccio vedere come si vede. Eccolo qua, questo è con lo schermino acceso. Abbiamo una durata della batteria aumentata perché questo modulo porta una batteria da 1300 mAh e insomma le due batterie fanno circa 160 minuti di autonomia, considerando che il modulo batteria carica il modulo camera in continuazione, quindi la prima cosa che si scaricherà è il modulo batteria e continuerà a funzionare il modulo fotocamera.
Per caricare il modulo fotocamera dobbiamo necessariamente ricorrere al modulo batteria esterno, che vi ripeto ci sono due kit, uno è con il monitor touch frontale e l'altro invece è soltanto modulo batteria, quindi qua non avremo nulla. Ma questo modulo ci permette di avere l'ingresso USB di tipo C con il quale scaricare i file e caricare la batteria, e abbiamo lo slot per le micro SD. Quando utilizziamo solo il modulo fotocamera registrerà sulla memoria interna, quando agganceremo il modulo batteria o schermo, quello che sia, registrerà su micro SD. Quando colleghiamo tramite USB-C al nostro computer lui leggerà doppia memoria, quindi leggerà sia la memoria del modulo fotocamera che quella inserita nella micro SD. Comodo? Beh, diciamo che come formula non mi ci sono trovato male, io sono sempre stato uno abituato ad avere il controllo sulle schede di memoria, sullo spazio di archiviazione, bla 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 bla. Però il fatto di avere tutto integrato non mi dispiace, il fatto di avere questa doppia memoria, perché se puta caso riempio i miei 64 giga della micro SD o comunque un altro po' di backup, un circa 8 giga presenti sul modulo fotocamera, che sinceramente non fanno proprio male. E in realtà il fatto di non avere buchi, questo moduletto qui è impermeabile fino a 10 metri. Poi c'è l'accessorio invece che è un case protettivo che ci permette di renderlo impermeabile fino ai 60 metri. Ma a noi interessa meno perché, come detto, io questa camera la utilizzo non da action cam, ma la utilizzo come camera da portare con me per registrare. Sì, perché con questo modulo, con questa camera, io ci registro vlog, ci parlo a questa camera. E perché parlo a questa camera? Prima di tutto perché è piccolina. Seconda cosa perché ha una modularità estrema ed una comodità estrema nell'utilizzo. E adesso vi spiego il perché. Perché gli accessori forniti con il modulo di base, cioè forniti nel kit di base, sono ben tre. Ora, due non li ho qui con me, volevo avere tutto pronto, preparato, ma non li ho qui con me. Ve li elenco. Sono un laccettino da collo, un po' come visto con la Instago 2, un laccettino da collo con la calamita, ma in realtà non ha una calamita, ma un sistema che ci permette di agganciare la camera. Un altro invece è una ventosa che è perennemente installata nella mia macchina, in realtà è un piccolo adesivo, non è propriamente una ventosa, molto resistente, con un attacco a vite, e poi è uscito una testa con attacco a vite che si avvita sopra. Testa con il mount per la Action 2, mount che è composto dalla calamita e questi due gancettini. Ebbene sì, perché oltre ad avere la possibilità di calamitarsi, per renderla ancora più stabile sono stati aggiunti questi due gancettini che infatti la rendono instaccabile a meno che non vengano premuti. Gancettini che davvero non danno fastidio, sono davvero filoscocca e quindi molto interessante la soluzione. E questa soluzione è fantastica perché anche con gli accessori io posso montare la camera con un click. E quando per esempio sono in auto e voglio montare la camera al parabrezza, io faccio così, il parabrezza è qui, io faccio così, allungo la camera, tac, si è agganciata. Non devo stare lì ad inquadrare, a fare, no, arrivo, accendo, butto sotto e si attacca. Ed è questa la cosa geniale. E la cosa ancora più geniale è che ogni modulo è calamitato, quindi se voglio utilizzare solo il modulo camera si aggancia perché è calamitato anche questo. Ed è questo il motivo che me l'ha fatta amare, letteralmente questo, oltre alla qualità comunque dell'immagine che da DJI, che ha una lunga storia di sensori nati per i droni, fa davvero delle ottime lenti, degli ottimi sistemi di compressione, quindi è davvero un ottimo prodotto e non mi ha fatto pentire di sceglierlo piuttosto che l'ennesima GoPro. Cosa penso di questa camera? Ora, questa è una domanda che mi pongo sempre quando recensisco un prodotto, quando ne parlo. Allora, sicuramente io ho sempre apprezzato l'evoluzione della tecnologia, ho sempre apprezzato l'evoluzione delle cose diverse che vengono presentate dai vari brand. Come c'è per esempio, piccolo off topic, la Ronin 4D di DJI, che sono curioso di provarla proprio perché è diversa, è stramba, è particolare. Per chi non sa che cos'è, vi lascio un'immagine qui, poi mi farete sapere. Se un giorno riuscirò a provarla, ve ne parlerò. Ma detto ciò, io ho sempre apprezzato l'evoluzione e il tentativo di evolversi, tant'è che io fui uno dei primi curiosi a comprare la Insta360, non ricordo il nome, Insta360, comunque l'action cam di Insta360,
che aveva il concetto totalmente modulare. Ma il modo in cui era concepita la modularità era concepita per l'espansione. Quindi io avevo una serie di moduli che dovevo mettere insieme per espandere il corpo, per far di più. Ma era davvero contorto il montaggio, era contorto l'incastrare, no? Metti il monitor più a destra, no? Più a sinistra, attento al gancetto, la batteria, no? Devi comprare quella lì più grande che si aggancia, vuoi il cage, no? Devi comprare, era un po' più contorto. Oltre al fatto che probabilmente era sì di un'ottima qualità il materiale che ne usciva fuori, ma non mi convinceva appieno. Non mi convinceva il software, non mi ha convinto il sistema di modularità. Ed è quel sistema di modularità. Ed è per questo che poi sono ritornato ad utilizzare GoPro. Ed è proprio l'evoluzione, questo tipo di evoluzione che mi ha fatto innamorare. Quindi questo è uno dei pregi di questa macchina. La seconda cosa che penso di questa camera è che ha un form factor fantastico. Oltre al concetto di modularità, il fatto di essere un cubettino mi ricorda tantissimo un'altra action cam che ha fatto veramente la storia, ed è una GoPro, è la GoPro Hero Session. Non capisco perché GoPro non ha investito ancora di più su quel settore, su quel tipo di prodotto, perché così piccoline sono molto più comode anche proprio sotto forma di action cam. Quindi apprezzo questo. Ed è, in conclusione, la somma di questi due fattori più un terzo che secondo me la rende fantastica. Quello che apprezzo della competitor, della GoPro Hero 10, è l'estrema qualità dell'immagine, del sensore, dei file prodotti, insomma. E uniti quella qualità al form factor della GoPro, che secondo me è uscita meglio che la Session, e unito all'idea di modularità della Insta360, è uscita fuori per me, secondo me, la action cam migliore del 2022. Ora, tutti ve lo state chiedendo, la grande domanda: meglio comprare questa o una GoPro Hero 10? La risposta, naturalmente, non dovrei neanche andare oltre. Vedendo che ho questa in mano, la mia risposta è una. Vuol dire che ho scelto, per qualche ragione, questa qui. Sicuramente non esiste una risposta unica. Sicuramente questa camera non è priva di difetti. Uno dei difetti che ho riscontrato è che si surriscalda tantissimo. Avendo un corpo in metallo, sarà un qualche tipo di lega, surriscalda tantissimo quando viene utilizzata, e toccarla con mano alle volte può diventare complicato. Non mi si è mai spenta, è pur vero che però è stata presentata in inverno, fino autunno, l'ho presa in inverno, quindi fa ancora freddo, da provare in estate, però questo è un suo limite, secondo me, il fatto che si surriscaldi il corpo. Cosa che per esempio non succede con la GoPro, perché ha un corpo totalmente diverso, ragionata in maniera diversa, e quindi non c'è un'unica risposta, un'unica motivazione. Sicuramente di questo apprezzo il form factor, della GoPro apprezzo la possibilità di poter cambiare batteria, perché qui, come detto, non c'è un caricabatterie apposito, devo necessariamente collegare questo modulo al cavo USB-C, e se voglio un'altra batteria devo comprare un modulo batteria che costa di più di una batteria per GoPro, dove per esempio con la stessa spesa ne posso comprare 10. Anche non necessariamente originale. Come utilizzo, avendo utilizzato anche GoPro, preferisco questa nell'utilizzo quotidiano, perché è davvero velocissimo il cambio scambio. Voglio utilizzarla a mano, perfetto, ho bisogno del cavalletto, tac, no, ho bisogno del monitor, non devo smontare, svitare, attacco qua, faccio così ed ho avuto il monitor. Non mi serve più, ok, voglio camminare così, voglio vloggare, voglio parlare, no, non mi serve più. Voglio attaccarla vicino a qualcosa di metallico. Adesso è fuori campo, vero? Non si vede. Ok, non si vede. Immaginate che qui c'è il cavalletto con la luce. Io l'attacco vicino e si aggancia. Quindi ci sono diversi motivi per il quale questa la reputo molto più versatile rispetto a una GoPro. Per esempio, una cosa che non crea differenza è il costo. Siamo super giù sulla stessa linea. Questa, se non vado errato, con questo kit costa probabilmente qualche decina di euro in meno della GoPro Hero 10, che però quando va in sconto costerà una decina di euro in meno di questa. Quindi siamo lì su per giù come costo. Vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione per andare a controllare quello che è il valore attuale di mercato quando stai guardando questo video. Non mi metto neanche a comparare l'aspetto dei contenuti prodotti, parte video e parte fotografica, perché in realtà non le differenze ci sono, perché sono
due corpi che ragionano in due modi diversi, ma sono entrambe molto valide. Ma se devo aggiungere l'ultima cosa che mi ha fatto piacere di questa camera, che me l'ha fatta scegliere, è il microfono integrato. Ora, piccolo plus per GoPro, con GoPro con un accessorio che è il cage esterno, abbiamo la possibilità di aggiungere un microfono esterno e non utilizzare il microfono della GoPro. Il microfono integrato della GoPro, che a mio avviso è davvero inutilizzabile, mentre questo è davvero molto più interessante perché registra molto bene, probabilmente ha un algoritmo fatto molto bene per la riduzione dei rumori e per l'equalizzazione dell'audio. Non funziona sempre bene, ci sono momenti in cui registro in auto con tanti rumori fuori e mi dà fastidio, non riesco a sentire benissimo l'audio, ma sicuramente fa un lavoro migliore della GoPro Hero 9 che ho provato e do per certo anche della GoPro Hero 10. Ma appunto a sfavore non abbiamo la possibilità di attaccare un microfono esterno. La verità anche è che se vogliamo realmente fare vlogging, quindi parlare con una fotocamera, e scegliamo un action cam, la scegliamo perché è piccola, non perché costi meno, perché ci sono altre alternative. E se la compriamo perché è piccola ed è maneggevole, attaccarci un cage, attaccarci un microfono esterno non la rende più così maneggevole da action cam. Per questo ho sempre preferito utilizzare il microfono integrato e questo lo reputo migliore. Insomma, siamo giunti alla fine di questa mia revisione, di questa mia review della Osmo Action 2 e per me è promossa a pieni voti. Sono rimasto piacevolmente colpito dalle sue funzionalità e dalle sue possibilità, della sua versatilità. Quindi la consiglio davvero a tanti. La solita domanda che mi faccio è: a chi posso consigliarla? Beh, a chiunque voglia utilizzare un action cam, quindi ha necessità di fare sport, chi fa sport, anche chi va sott'acqua, ma la consiglio anche a qualche creator, perché si possono fare cose molto interessanti con questa camera. Insomma, siamo giunti alla fine di questo video. Io spero che possa aver aiutato qualcuno di voi a chiarirsi meglio le idee. Se avete dei dubbi potete scrivermi qui sotto nei commenti. Vi ricordo che mi trovate su Patreon e su Instagram, link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto e di lasciare un mi piace. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.